La seconda giornata il tempo è migliorato e si sono disputate 4 regate con vento da nord anomalo per il pomeriggio, ma comunque regolare. La supremazia dei danesi, portata dal fuoriclasse Clausen Fleming, si è imposta già dalle prime prove, mantenendosi sempre nei primi posti, inseguito dall'equipaggio italiano condotto da Stefano Laggi. Pablo Soldano, con un equipaggio forte ma ancora da rodare, ha fatto delle belle regate, ma è stato anche molto sfortunato. Oltre alla rottura dell'albero, in un incrocio molto ravvicinato ci ha rimesso anche il Gennacker. Peccato però per la giornata finale di domenica. Non si sono svolte regate a causa di un meteo inclemente con piogge e mancanza di vento, che ha lasciato le barche a scalpitare sulla spiaggia del centro formazione Skiff Sailing. Skiff Sailing Italia è una società nuovissima che però nasce, come dicevo prima, dall'esperienza che abbiamo fatto in un'altra scuola, che è appunto Vela Mare Club, dove per anni io in prima persona, poi con altre persone, abbiamo cominciato questo nuovo sogno di fare della didattica sulle imbarcazioni skiff, quindi delle imbarcazioni un po' più diverse da quelle che normalmente si usano per la scuola, di specializzarsi sui livelli un pochettino più alti e di specializzarsi soprattutto su questo tipo di barche che sono secondo noi divertentissimi, una volta considerate inarrivabili, e invece attraverso l'esperienza abbiamo capito che assolutamente chiunque dopo un primo corso di primo livello, un corso di deriva, riesce a divertirsi subito su questo tipo di barche che planano, sono veloci, divertentissimi, estremamente tecniche. Noi li portiamo dai primi bordi, da capire la direzione del vento, a specializzarsi invece nei livelli più alti, quindi la regata, gli skiff, stage tecnici per equipaggi, regate anche su imbarcazioni normali, quindi imbarcazioni a chiglia, monotipi, match race. Dopo 3 giorni di regata, l'equipaggio portacolori del Sonderborg Yacht Club, composto da Fleming Clausen, Thomas Eblev e Martin Fredriksen, si è imposto con 3 primi piazzamenti su 4 regate disputate, davanti all'equipaggio italiano di Stefano Laggi e dei fratelli Marco e Alessandro Ferrari, che si sono dimostrati all'altezza dei più forti. E oggi siamo finalmente riusciti a mettere a punto la barca e abbiamo fatto 4 prove e abbiamo visto che la velocità rispetto agli altri concorrenti è buona, di conseguenza siamo riusciti a fare delle buone prestazioni. E il campo di regata è un campo di regata abbastanza difficile, con vento da nord. Di conseguenza spesso non abbiamo azzeccato il bordeggio giusto. Comunque siamo soddisfatti per quello che è la velocità della barca e le manovre, quello che è tutto insomma l'insieme della nostra navigazione. Appena alle spalle dell'equipaggio nostrano un team tedesco, quello di Werner Gieser, Philipp Nocke e Max Friedrich,